carino. Non perché se mettere bene. Benvenuto Domenico Scilipoti all'Abitacolo. Scilipoti lo conoscono in tanti, è un senatore di Forza Italia, che a Forza Italia ci ha approdato ed è per quello che lo conoscono, proprio quando il governo Berlusconi era in difficoltà. Inizia tutto dal 2010, era chiaro, c'era un momento di grande difficoltà e qualcuno giocava contro il nostro paese che è l'Italia. Adesso abbiamo un testimone, diciamo, autorevole, che è di fatto il ministro del tesoro degli Stati Uniti dell'epoca, che ha detto: vennero da me dei funzionari UE e mi dissero di aiutare, insomma, a togliere il governo a Berlusconi. Lui si rifiutò, l'ha detto anche con una frase pesantella, dicendo: per non sporcarmi di sangue le mani. La pura verità, perché circolava allora una riflessione similare a questa che oggi viene alla luce, e noi ne eravamo a conoscenza, è solo che alcuni hanno avuto il coraggio di difendere la patria e di difendere un governo a prescindere dal colore che portava addosso, cioè della maglietta. C'era una trasversalità che andava oltre alla politica, ai poteri forti deviati, cioè dire al potere economico deviato, e alla delegittimazione da parte di qualcuno che voleva espandersi fuori da quella che è la nostra comunità europea, e Berlusconi poteva essere d'impedimento. A lei è capitato in quel periodo, cioè nel periodo della caduta di Silvio Berlusconi, di essere ricontattato da qualcuno per dire: sfilati, che adesso deve cadere? No, contattato in questi termini no, però tutti mi dicevano e cercavano di convincermi che l'epoca di Berlusconi era finita ed era giusto far cadere un governo Berlusconi a prescindere dalle conseguenze che mi sarebbero venute dalla caduta del governo. Il mio maestro è stato ed è sempre, anche se fu, Giuseppe Saragat, perché lei era socialdemocratico. Provengo da un'esperienza socialdemocratica. E ne ha passate allora di esperienze? Solo una. Solo una. Sono sempre rimasto socialdemocratico e sono socialdemocratico all'interno di Forza Italia. E socialdemocratico anche Renzi, quello che mi sta mettendo un decreto dietro l'altro? Quello non è socialdemocratico. Quello è democristiano? Non lo so che cos'è, ma sicuramente il comportamento di Renzi non è un comportamento corretto da parte di un politico che rappresenta la nazione, che è Presidente del Consiglio, perché non dialoga con il Parlamento. La Boschi è un bel vedere almeno in Parlamento, o no? Nemmeno lei? So, sì, la bellezza molte volte si deve coniugare con l'intelligenza, ma si deve coniugare anche con l'umiltà. Io credo che in questo governo il 50% manca di una dote, che è l'umiltà. Non so, potrei dire e sicuramente posso affermare che sono uno dei pochissimi parlamentari che da quando esercita l'attività di parlamentare non fa più la professione. E io non facevo l'impiegato, io ero un libero professionista e da quando faccio il parlamentare ho chiuso i miei studi. Che professione faceva? Medico. Medico. Sono un medico. E i suoi pazienti come fanno? Sono un ginecologo e mi occupavo di medicina convenzionale. I miei pazienti, siccome ero un libero professionista, sono rimasto ancora un mese per dire, dopo che sono stato eletto, per dire che mi dispiaceva, ma potevo dare qualche consulenza gratuita ai miei pazienti, ma non ero più in condizione di poterli seguire. E se non chiude il Senato, allora peggio, quando ha finito può fare il ginecologo del Senato. Tanto adesso vogliono mettere tutte donne, quindi hanno bisogno poi di un medico di fiducia. Sicuramente che chi ci ascolta su questa mia riflessione avrà forse qualcuno qualcosa da dire. Io sono per la meritocrazia, io non giudico in base al sesso. Senti, mi ha detto due cose insieme, che faceva il ginecologo e che è cristiano cattolico, non so se praticante. Le unisco perché ci sono alcuni temi che sono anche politici, che non so se hanno inciso sulla sua professione, quelli della bioetica. Scusi, cosiddetti. Prima voglio dire, molti di noi diciamo di essere cristiani o di essere cattolici e parliamo di che siamo portatori all'interno del Parlamento di due vocaboli: evangelizzare la politica o cristianizzare la politica. Cioè, ci sono stati dei partiti che per anni hanno vissuto dicendo che erano partiti cattolici, però nel momento in cui dovevano decidere o fare delle scelte sono arrivati a mediazioni e a compromessi che da parte nostra e per uomini che professano la religione di Cristo non
sono accettati. Abbiamo vissuto un papato dove i valori non negoziabili erano molto importanti. Adesso abbiamo un altro papa che sembra, diciamo, non mette proprio l'accento. Fa delle riflessioni quando lui dice il papa, ognuno di noi dovrà rispondere alla propria coscienza. Qualche volta mette anche in discussione alcuni baluardi che sono stati dalla Chiesa Cattolica. Oppure fa delle riflessioni per quanto riguarda la posizione della sua amata terra che è l'Argentina all'interno del Sud America, fa delle riflessioni perché non ha, qualcuno gli dice, qualcuno ha detto che il Papa potrebbe essere definito comunista, non è vero, ci sono valori che sono valori cristiani che qualcuno poi ha preso a prestito e ha fatto finta di non capire e ha detto che erano loro, cioè dire poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, perché Sant'Agostino diceva, attenzione, il libero arbitrio è qualcosa di importante, Cristo ci ha lasciato, Dio ci ha lasciato liberi di giudicare, di fare le scelte che vogliamo, ognuno risponderà per quello che farà. Non le dispiace Papa Francesco, non è uno di quelli che dice è un Papa troppo modernista. Ci sono alcuni che non credono, sono agli ostici, adi, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole, io non mi sento di criticare nessuno, ognuno porta avanti le proprie battaglie, ecco perché ritorno alla domanda che lei mi aveva fatto, il Parlamento, così come è organizzato sotto la gestione di un Presidente del Consiglio come Renzi, è un Parlamento morto. E allora significa che non si discute, significa che non c'è dibattito politico, significa che non c'è democrazia e sicuramente non ci sarà crescita. Per noi che siamo uomini che crediamo, giustamente o sbagliando per qualcuno e per qualcun altro è giusto, noi rispondiamo delle nostre azioni carnali, ma saremo giudicati per la nostra, anche per il nostro comportamento che faremo qua, saremo giudicati e dobbiamo ricordarci sempre che siamo due entità in una, spirituale e una carnale. Perciò alcune tentazioni carnali dovremmo avere la forza, quando non sono peccati mortali, di bloccarli e di far sì che quella spinta carnale venga frenata in tempo prima di commettere alcune azioni che potrebbero diventare irremediabili per i nostri fratelli giovani. La ringrazio, senatore Scilipotti, grazie di essere stato con noi e buon lavoro e buona fortuna. Anche. Buona fortuna a tutti noi e buona fortuna anche a lei e buona fortuna a tutti i nostri italiani. Grazie.